Questo è un gruppo dove si condividono tecniche che non sono convenzionali, tecniche datate, quelle che sono chirurgie abbastanza datate, che sono tecniche con impianti dentali non bifasici ma monofasici, ovvero impianti dentali messi a monoblocco sopra, gli impianti vengono incollati poi i denti. Invece gli impianti classici, quelli che sono ai quali invece siete abituati, che siete abituati a vedere, sono degli impianti che sono bifasici, si dice, ovvero che hanno una vite dentro all'osso e poi un pezzo che si avvita sopra. Li avete mai visti gli impianti come sono fatti? Sono praticamente delle viti, così, cilindriche, all'interno hanno un foro, fuori qua c'ha le spire, l'impianto, e questo si avvita dentro l'osso. Poi fuori dall'osso cosa c'è? Quello che si chiama il moncone o il pilastro sul quale poi si attaccano i denti. Questo entra dentro, c'è anzi a dire il vero qua un foro e questo foro all'interno c'ha una vitina che serve per unire questa parte a questa. Questi sono i bifasici perché sono fatti di due componenti, due fasi. Gli altri invece sono degli impianti monofasici, sono delle viti. Con la filettatura come quelli, e tutto il titanio esce fuori dalla gengiva e sopra poi si incolla al dente. Ok, questa è la prima differenza che c'è tra gli impianti dentali. Poi ci sono impianti dentali che si mettono dentro all'osso e altri che si avvitano fuori dall'osso, tipo le placche. Ok, questi sono i due calderoni che ci sono di impianti dentali. Questi sono tra i primi che erano stati fatti. Vengono ancora utilizzati. Abbastanza discutibili perché sono superati da questa tipologia di impianti dentali che non prevedono la colla, cioè non c'è il cemento tra i denti, i denti vengono avvitati. Infatti lì vedrete che quella struttura c'ha i fori passanti e serve per essere avvitata a ferro di cavallo così sopra gli impianti. Qual è il vantaggio di usare questi piuttosto che questi? Oggi farò vedere delle fotografie che non sono piacevolissime da vedere, però ci aiutano molto a capire proprio la logica. Se io vado a fare un'arcata, come può essere questa, per esempio. Ok. Capite tutti qua cosa c'è? Che me lo guarda proprio per me. Ma secondo me aveva bevuto il dottore. Qualcuno diciamo bene un po'. Qua c'hai tutto in questa radiografia. Perché c'hai da questo lato Ogni tipo di impianto pterigoideo, cioè che va nella fossa pterigoidea. Qua c'hai impianti inclinati col titanio che è stato piegato per farci poi entrare i denti. Ok. Poi c'hai da questo lato i primi impianti dentali, questi proprio se leggi la storia dell'implantologia ci sono questi a lama di coltello, sono lama, delle lame che si inseriscono all'interno dell'osso, quelli sono i primi impianti e poi sopra si incollano i denti, anche qua vedi che il costrutto è come vi ho detto prima, no? C'è la cappetta che si incolla sopra, hanno messo praticamente tante lame qui, una, due, tre. Una, due, tre, quattro, addirittura qua e sopra ci hanno incollato il dente. Da questo lato cosa invece, cosa c'è? Uno short implant, un impianto corto, però anche questi sono tutti incollati. Sotto c'è un impianto bifasico, questo è bifasico, vedi? Questo è un impianto moderno, questo qui sarebbe. Okay, vedi che c'è la vitina che sta dentro, fuori c'è il pilastro e sopra il pilastro si incollano i denti. Qua davanti hanno messo sempre degli impianti monofasici, monoblocco, e qua hanno lasciato due denti. Okay, a quel punto togli e fai tutto. Poi c'è un impianto qua con un cappello più largo della testa. Vedi anche qua lo spazio che c'è, questo nero. Cosa si incastra lì sotto? E poi quando baci tuo marito. Ma la litosi ti prende. E anche qua vedi che il cappello qua è più largo della testa. Qui si incastra roba, qua si incastra roba. E questo è il motivo per cui, uno dei motivi per cui sono andati in disuso, perché
va bene finché un dente, ma quando ne devi fare tanti poi, vedi che gli assi di inclinazione sono tutti divergenti degli impianti. Okay? Questi sono gli impianti che aveva inventato Tramonte, un dentista italiano che è stata la storia della implantologia italiana. Si sono usati tanti anni quegli impianti, si sono veramente tanti anni, 70. Ok, tieni conto, l'implantologia nasce a fine degli anni 70 più o meno.